SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Rocco Desiante, il pizzaiolo ucciso barbaramente in un appartamento di Castiglione di Cerve, aveva subito un altro pestaggio un mese prima della morte. Si infittisce il mistero intorno al delitto, si sospetta che la vittima si trovasse in un brutto giro. È prevista per lunedì l'autopsia sul corpo di Giada Dall'Acqua, la 28enne ex pattinatrice di San Giovanni in Marignano, morta improvvisamente nel sonno mercoledì pomeriggio. Decine i messaggi di condoglianze pubblicati sul profilo Facebook. Nel 1938 in Italia entravano in vigore le leggi razziali che colpirono la popolazione ebraica. A 80 anni di distanza la memoria rimane viva grazie a numerose iniziative sul territorio. Cala il tasso di abbandono scolastico in Emilia-Romagna, sceso al 9,9% nel 2017. Nel 2004 si era raggiunto il 20%, in questo modo la regione centra in anticipo l'obiettivo europeo fissato al 10%, merito anche della corposa offerta di formazione professionale. Apertura in grande stile a Cesena per il festival dedicato ai videoclip Imagine Action. La serata inaugurale è stata illuminata dalla presenza di Mark Knopfler, leader dei leggendari Dire Straits, acclamato da un teatro Bonci tutto esaurito. Calcio, per il primo impegno in un Orogel Stadium Dino Manuzzi rinnovato, il tecnico della Cesena Angelini chiede alla piazza di stringersi intorno alla squadra. Sono 22 convocati contro il Francavilla. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. A 6 giorni dal ritrovamento del corpo di Rocco Desiante, barbaramente ucciso a Castiglione di Cervia, continuano le indagini degli investigatori. Intanto emergono nuovi dettagli sulla vita della vittima. Rocco Desiante aveva subito già un altro pestaggio un mese prima della sua morte. Queste le dichiarazioni rilasciate al Corriere di Romagna da un amico del pizzaiolo pugliese barbaramente ucciso pochi giorni fa a Castiglione di Cervia. Un mistero, quello della morte del 43enne di Gravina di Puglia, che ancora sta dando da fare agli investigatori che dalla notte di sabato scorso, giorno del ritrovamento del cadavere, stanno cercando di fare luce sui tanti punti oscuri della vita dell'uomo. Desiante è stato trovato morto nell'appartamento di proprietà di un amico, nel quale l'uomo viveva da pochi giorni, barbaramente ucciso da una serie di colpi al volto sferrati utilizzando un tirapugno e una spranga di ferro che gli hanno provocato un arresto cardiocircolatorio. Un'aggressione di una violenza inaudita effettuata probabilmente da due o più persone. E proprio su queste persone, su questi ambienti che Desiante frequentava di notte quando staccava dal lavoro di pizzaiolo per cercare divertimento nei bar, si stanno concentrando le indagini. Si dice che la vittima frequentasse un giro di droga e che si fosse indebitato con persone poco raccomandabili. Questo è il motivo per cui si era nascosto in quell'appartamento senza luce, acqua e gas e per cui stava cercando di fare ritorno nella sua città natale, a Gravina di Puglia. Pochi giorni prima dell'omicidio, Desiante, che passava gran parte del tempo al bar del paese, aveva subito un'altra aggressione, nulla di grave in realtà, un cazzotto ricevuto durante una banale lite che però va ad aggiungersi all'altro episodio raccontato dall'amico, delineando il quadro di un uomo che si trovava in un brutto giro dal quale non è più riuscito a tirarsi fuori. Incidente mortale nella tarda mattinata a Ronco di Forlì. Una donna di 44 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto su Viale Roma. La vittima stava percorrendo in bicicletta la strada quando è stata colpita da una Volkswagen Golf che stava imboccando la tangenziale in direzione dell'autostrada. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Al momento la polizia municipale si sta occupando di effettuare i rilievi per stabilire la precisa dinamica dei fatti.
Una 39enne nigeriana è stata denunciata dalla Polizia Municipale di Ravenna per i reati di ricettazione e introduzione illegale sul territorio di prodotti con marchi contraffatti. La donna è stata notata dagli agenti mentre estraeva da un borsone un pacchetto di sigarette e lo consegnava a un passante che in cambio le dava del denaro. La donna è stata condotta al comando per le verifiche. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti oltre un centinaio di euro in contanti, due orologi di marchi contraffatti, un paio di finte collane, 8 paia di orecchini e una decina di pacchetti di sigarette di varie marche. Continuiamo con la morte di Giada Dall'Acqua. È prevista per lunedì l'autopsia sul corpo della 28enne di San Giovanni Marignano, morta improvvisamente nel sonno mercoledì pomeriggio. Se n'è andata nel sonno da giovanissima. Aveva 28 anni, Giada Dall'Acqua, quando mercoledì è andata a riposare dopo il pranzo. Si trovava nella sua abitazione di San Giovanni in Marignano, nell'entroterra riminese. A trovare il corpo senza vita sul divano, il marito, rientrato qualche ora dopo. Sarà ora l'autopsia, disposta per lunedì, a rivelare le cause della morte naturale. Un fenomeno non raro che colpisce un centinaio di persone all'anno nel solo territorio di Rimini, anche persone giovani e sportive come Giada. La passione della giovane era infatti il pattinaggio, un amore presente dall'età di 4 anni quando cominciò gli allenamenti a Misano Adriatico, la sua città natale. Quei pattini a rotelle si fecero presto ali e dalla Riviera Giada arrivò a rappresentare l'Italia vestendo la maglia della nazionale. Un talento naturale che l'ha portata a disputare la Coppa Europa nella specialità Sole Dance, una passione trasmessa ai suoi allievi della palestra Pietas Giulia di Misano. La giovane mamma lascia una bambina di un anno e mezzo. Lei e suo marito, un autotrasportatore, si erano sposati appena un mese fa. Quest'ultimo, distrutto, chiede di essere lasciato solo con i propri cari. Intanto sono decine i messaggi di condoglianze che riempiono il profilo Facebook di Giada. Con le notizie ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Aveva aperto le sue camere da letto per i visitatori della fiera, operando però senza le autorizzazioni del comune. A finire nel mirino della Polizia Municipale di Rimini l'hotel Corona di Riva Azzurra. Il 3 Stelle, stando all'indagine, avrebbe messo in vendita delle camere senza disporre dei permessi per svolgere l'attività ricettiva. Nella sola giornata di venerdì era previsto il check-in di alcune decine di persone, costrette poi a trovare una nuova sistemazione una volta fatta la mara scoperta. Non è la prima volta, tra l'altro, che la struttura finisce nei guai. Nel 2016 l'hotel Corona è stato chiuso dai carabinieri perché è collegato a un pluripregiudicato in odore di mafia. Da allora sono cambiati i gestori, i quali però non avrebbero ancora ottenuto le giuste autorizzazioni per ospitare i turisti. Ancora sul nostro portale, 3 colpi in meno di un'ora in 3 diverse scuole di Rimini. È quanto ha portato a segno una banda di malviventi che ieri sera tra le 23 e mezzanotte ha assaltato 3 diversi edifici scolastici con l'obiettivo di scassinare i distributori automatici per portarsi via l'incasso. In pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori della società di sorveglianza privata, avvisati dagli allarmi di sicurezza, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare i danni causati. Molto abili i ladri nel penetrare nelle scuole attraverso le uscite di sicurezza e nel darsi alla fuga in pochissimo tempo. Le modalità dei furti sono le stesse registrate sempre ai danni delle scuole del Riminese non più di un mese fa. Per questo motivo nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di rafforzare le misure di sicurezza. Voltiamo pagina. Era il 1938. In Italia entravano in vigore le leggi razziali che colpirono la popolazione ebraica sul territorio nazionale. A 80 anni di distanza, un incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha permesso di ripercorrere quei drammatici momenti. Chissà cosa pensavano i coniugi Saralvo quando nel 1943 furono prelevati dai soldati tedeschi dalla loro abitazione per essere arrestati e poi deportati. E ancora chissà come sarà stato per gli ebrei cesenati che trovarono rifugio entro le mura dell'abbazia di Santa Maria del Monte. Correva l'anno 1943, momento buio per gli ebrei italiani, che in quel lontano 1938, con l'entrata in vigore delle leggi razziali, non pensarono che presto, prima o poi, avrebbero perso tutto a causa delle loro origini.
Un incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha ripercorso quell'anno grazie al contributo dello storico Emilio Gentile e con il patrocinio dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì Cesena. 80 anni fa appunto il regime proprio in quel anno diede vita con un'accelerazione rapidissima a provvedimenti di discriminazione prima dei diritti e poi successivamente delle vite, ma la fase della persecuzione dei diritti ne fu l'antefatto necessario. E come qualsiasi provvedimento di questo tipo ebbe una ricaduta capillare su tutto il territorio nazionale, Cesena in questo non fece eccezione rispetto a tutte le altre realtà. E anche qui quindi abbiamo conosciuto per le famiglie che vivevano di religione ebraica che vivevano nel nostro territorio, abbiamo conosciuto le tappe della persecuzione, dell'esclusione. Viviamo in un paese nel quale ci sono oggi, come in tutta l'Europa, come in tutto il mondo, nuove correnti che si richiamano a forme di odio per lo straniero, paura per il diverso, ma tutto questo speriamo che attraverso la democrazia possa essere contenuto entro forme transitorie, contingenti oppure legate a motivi che non hanno nulla a che fare con la rinascita di vere e proprie ideologie razziste con tutte le conseguenze pratiche che hanno avuto 80 anni fa. Il tasso di abbandono scolastico scende sotto il 10% in Emilia-Romagna, merito anche della formazione professionale. Tasso di abbandono scolastico in calo in Emilia-Romagna. Si scende al 9,9% nel 2017, con una tenuta del numero di iscritti a istituti professionali ed enti di formazione che permettono di conseguire qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo. È quello che è emerso in Commissione Cultura durante l'illustrazione della clausola valutativa sulla disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale. I numeri contenuti nella relazione mostrano i risultati positivi ottenuti riguardo al tasso di dispersione scolastica, cioè la percentuale dei giovani tra i 18 e i 24 anni in possesso al massimo della licenza media, che non frequentano corsi scolastici né svolgono attività formative. Il dato è sceso dal 13,6% del 2011 al 9,9% del 2017, considerando che si partiva nel 2004 da un tasso di abbandono di oltre il 20%. L'andamento è da ritenersi positivo e permette all'Emilia-Romagna di raggiungere in anticipo l'obiettivo europeo fissato al 10%. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è attuato da una rete di soggetti formativi composta da enti di formazione 41 e istituti professionali 71. I numeri degli iscritti a questi percorsi confermano una buona tenuta e fra gli allievi si registra una forte componente straniera e maschile. Il sistema regionale, nel 75% dei casi, vede accedere i ragazzi dopo bocciatura alle scuole medie o primi anni delle scuole superiori e riveste un ruolo di recupero per quei giovani che nelle scuole non hanno trovato un percorso rispondente alle proprie aspettative o capacità. Dalla scuola alla cultura, grande investimento per le celebrazioni dantesche a Ravenna da parte del Comune. A breve un incontro con il ministro Bonisoli. Primo incontro per il Comitato Dantesco Ravennate nella Sala degli Antichi Chiostri Francescani, costituito in vista della ricorrenza del 7° centenario della morte di Dante Alighieri. Il Comitato per le celebrazioni dantesche, oltre ai rappresentanti istituzionali del Comune di Ravenna, vede la partecipazione di 15 figure autorevoli del mondo dell'arte e della cultura, dell'università e dell'imprenditoria. Abbiamo iniziato a confrontare i primi progetti, le prime idee, noi abbiamo presentato un po' il piano degli interventi strutturali, quindi la rivisitazione della zona dantesca, l'ampliamento del museo, appunto la riqualificazione di Piazza Caduti, abbiamo parlato anche degli eventi, delle manifestazioni. Nel comitato c'è una presenza molto molto forte anche degli accademici, con l'Università di Bologna che ci ha edotto rispetto ai programmi che hanno in termini appunto di ricerca che verrà fatta a Ravenna in questi anni, di grandi convegni internazionali attorno a Dante. Da tutti è venuta una richiesta molto molto forte di impegno da parte della Regione Emilia Romagna e da parte del governo in termini di investimenti su questo importante progetto. Quindi noi a metà di novembre incontreremo il ministro Bonisoli insieme al sindaco di Firenze e al sindaco di Verona, che sono le altre due città che diciamo insieme a noi, diciamo Ravenna
Siena, chiaramente per le celebrazioni della morte è la città di maggior rilievo, ma le altre due città sono insieme a noi per capire, diciamo, come si riprende l'attività che era iniziata nel Comitato Nazionale. Ma comunque ho assicurato che per Ravenna, a prescindere da quello che farà il governo, ci sarà un investimento molto molto rilevante sulle celebrazioni del settimo centenario. Rimaniamo proprio a Ravenna, si aprirà con la straordinaria maratona lirica della trilogia d'autunno la stagione dell'opera al Teatro Alighieri dal Trittico Verdiano, si passerà poi alla danza. Nabucco, Rigoletto e Otello. A partire dal 23 novembre si leverà il sipario sul palcoscenico del Teatro Alighieri a Ravenna per una stagione ricca di novità che registra, per le prime date, il quasi tutto esaurito dopo le 10.000 presenze dello scorso anno. 8 titoli d'opera e 4 di danza fino all'aprile prossimo e ancora una collaborazione con la Biblioteca Classense che prevede 5 dialoghi a cura di Guido Barbieri. Un'attenzione particolare inoltre sarà data ai temi storici della Shoah e attuali dei flussi migratori. Questa opera che abbiamo commissionato proprio in memoria di Roberto Bachi, un bambino che ha frequentato le scuole elementari al Mordani, che poi è morto nel campo di Auschwitz all'età di 15 anni, apre la nostra stagione mentre Kater Iradesh la chiuderà, altro titolo legato all'attualità, sempre alle stragi del mare, quindi un collegamento assai emblematico con le leggi razziali, lo sterminio della Shoah e il pericolo che la storia possa ritornare. Ma non manca un appello al governo affinché non ricominci la stagione dei tagli per i teatri. Questo è molto importante poiché il Comune e la Regione hanno incrementato le risorse per la cultura, quindi gli enti locali ci seguono e speriamo che anche il neo ministro Bonisoli e il Ministero competente facciano la stessa cosa, quindi senza tagliare, senza ritornare a stagioni che abbiamo sofferto in passato. Ancora grandi eventi, apertura in grande stile a Cesena per il festival dedicato al videoclip Imagine Action che ieri sera ha avuto come ospite il celebre chitarrista Mark Knopfler. È stata la giornata di Mark Knopfler ieri a Cesena. Il leader dei leggendari Dire Straits ha prima incontrato il sindaco che gli ha conferito l'attestato di ambasciatore culturale della città per poi presentarsi sul palco di un teatro Bonci gremito di appassionati con cui si è intrattenuto per circa un'ora raccontando della sua carriera e mostrando alcuni dei suoi più celebri videoclip. E proprio di videoclip si parla con Imagine Action, la rassegna in programma in questi giorni dedicata alle arti visive e che con Knopfler si è concesso un'apertura in grande stile. Volevamo tenere altissimo il livello dopo l'ospite dello scorso anno che era stato Sting e la scelta, devo dire, di Mark Knopfler era quasi, non dico una scelta obbligata, ma forse la scelta migliore in assoluto che si potesse fare. Mark è una leggenda inaudita e soprattutto ha un nuovo album in uscita e quindi abbiamo colto l'occasione di proporgli di venire a Imagine Action anche per parlare del suo disco e così è stato, l'hanno accettata, gli è piaciuta moltissimo l'idea e insomma è stata una lunga trattativa ma alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo convinto. La rassegna proseguirà fino a domenica con tanti nomi in cartello, a cominciare già da sabato. C'è Elisa Maino con Lorenzo Baglioni, ci sarà Chiara Gagliazzo, dopo Chiara ci sarà l'appuntamento con una vecchia conoscenza di Cesena che sono i Rocking Mill. La serata culmina con l'incontro con i Negrita. Ancora news, le brevi. Forlì. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Modigliana per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì pomeriggio i militari dell'arma, nel corso dell'operazione Scuole Sicure, hanno colto in flagranza il ragazzo mentre cedeva 2 grammi di hashish a un minorenne sull'autobus dopo scuola. Ravenna. Lunedì 15 e martedì 16 ottobre la nave scuola Amerigo Vespucci sosterrà nel porto della città bizantina, dove mancava dal 2008. Il comandante di vascello, Stefano Costantino, terrà una conferenza a bordo lunedì alle 12,
durante la quale presenterà lo storico veliero e le sue attività. Le visite al pubblico saranno invece aperte dalle 15 alle 20.30. Rimini. La banda del Bancomat ancora in azione. L'ultimo colpo è venuto la notte scorsa a Monte Colombo. Ad essere preso di mira è stato lo sportello automatico della Banca Valconca. I malviventi hanno innescato l'esplosivo intorno alle 2, facendo esplodere l'apparecchiatura e parte dell'edificio. Il bottino ammonterebbe a circa 10.000 euro. Cervia. Lavori in corso per il Museo del Sale. La Giunta regionale ha infatti cofinanziato il piano per il miglioramento del MUSA e per indagare i reperti archeologici emersi nel 2015. In particolare, dalla Regione sono stati stanziati 26.000 euro, su una spesa complessiva di 68.000, per due progetti: il restyling dell'ingresso e la creazione di un'area video e di una dedicata ai bambini. È il momento dello sport, la linea passa Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. In apertura il calcio, sarà un bagno di folla per la prima Loro Gel Stadium di Roma Nuzzi per il Cesena. Davanti ad oltre 8.000 spettatori, il Cavalluccio ospita il Francavilla nella sesta giornata di Serie D. Angelini, per l'esordio stagionale tra le mura di un Loro Gel Stadium tirato a lucido, ha convocato 22 giocatori. Fuori Stikas per un'elongazione al flessore, le novità sono rappresentate da Agliardi, Enoce e Benassi, che saranno schierati dal primo minuto contro il Francavilla. Francavilla è una squadra costruita bene, perché tanti anni che fa questa categoria, e i giovani sono bravi, e hanno dei giocatori d'esperienza per la categoria, dei buoni giocatori, ai nostri stessi punti. È una squadra che non so neanche io come possono reagire nel nostro stadio, se si esalteranno, non si esalteranno, gli tremeranno le gambe, cioè, è un problema inverso, però è una partita difficile. Sugli spalti si attende una suggestiva coreografia e un folto pubblico che ha fame di vittorie. Per il tecnico, solo tutti insieme si potrà raggiungere l'obiettivo della promozione. Lo stadio, i tifosi, l'ambiente, tutto è la Serie A, cioè nel senso non c'entra niente con la Serie D. E io devo preparare la partita perché non è un'amichevole, cioè è una partita di campionato, vale 3 punti, per noi è una partita importante. Tornano in campo di fronte al pubblico amico Ravenna e Di Molese nel campionato di Serie C. Le due romagnole sono attese da sfide sulla carta più abbordabili, quelle contro San Benedettese e Gubbio. Complice l'anticipo del Rimini contro il Teramo, il proscenio della sesta giornata del campionato di Serie C sarà tutto per i Molese e Ravenna. Rosso-blu in campo al Romeo Galli col Gubbio per confermare quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione. Anche la sfida di mercoledì scorso contro la Pistoiese ha confermato un assunto particolarmente caro a Dionisi. La rosa dei rosso-blu ha le spalle sufficientemente larghe per arrivare fino in fondo su tutti i fronti. L'ampio turnover predisposto dal tecnico toscano ha valorizzato i vari Lanini, Mosti e Gargiulo, esattamente come se fosse scesa in campo la formazione titolare. Questione di assetto, quello che anche il Ravenna sembra avere finalmente indovinato dopo qualche inciampo iniziale e che adesso i giallorossi metteranno alla prova anche contro la San Benedettese, altra gara casalinga. L'unico rischio per i ragazzi di Foschi sarà solo quello di prendere sotto gamba un avversario di spessore inferiore alle ex capolista Monza e Fermano. Insomma, la classica partita della verità. Un'ottima cartina di tornasole per vedere se i progressi evidenziati soprattutto sul piano della prestazione nelle ultime settimane abbiano un fondamento adeguato e se il campionato dei bizantini potrà definitivamente spiccare il volo per un Ravenna che potrebbe così candidarsi a essere la mina vagante di tutto il girone B della Serie C.
Passiamo ora al volley. Prima la salvezza, poi la Conad Olimpia Teodora Ravenna penserà a puntare ai playoff di Serie A2. Coach Nello Caliendo ha inaugurato un nuovo corso delle Ravennati con parole sagge, alle quali hanno fatto seguito anche quelle dell'esperta campionessa Simona Zoli. Vediamo. Abbiamo un mix di esperienza e ragazze giovani che vogliono affermarsi in questo campionato e questa, diciamo, è la formula che abbiamo scelto insieme alla società. C'è un ottimo potenziale e speriamo di esprimerlo sempre durante le partite. Abbiamo un campionato molto difficile con squadre molto agguerrite, attrezzate e speriamo di poter dire la nostra. Noi come caratteristica abbiamo un gioco molto veloce, speriamo di poterlo mettere in atto e che la seconda linea ci supporti. Un passo alla volta, certo, prima la salvezza, poi gli altri obiettivi. Bocca al lupo a tutti, sia per il progetto che è stato impostato, sia noi come squadra che ne abbiamo bisogno, anche perché siamo in un momento un po' così, no? Particolare e basta, spero e mi auguro, anzi sono convinta che la nostra squadra farà bene durante questo campionato e se l'anno scorso insomma ci è mancato poco per entrare in playoff, spero e penso che questa squadra sia stata costruita per ottenere qualcosa di più. Non aggiungo altro perché per scaramanzia insomma è giusto così. Non c'è altro per lo sport, Elisabetta, a te la linea. E per noi è arrivato il momento del meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Una giornata, quella di oggi, che ha visto il sole protagonista su tutto il nostro territorio regionale. Non cambierà nulla nella giornata di domani, quella di domenica, che sarà soleggiata su tutta la nostra regione. Solamente al primo mattino avremo la possibilità di qualche banco di nebbia sulle basse pianure, ma poi durante la giornata il sole sarà l'unico protagonista, però insieme al caldo, perché avremo temperature massime nettamente sopra la media con valori compresi tra 22 e più 25 gradi, valori minimi invece compresi tra 10 e 14 gradi, ventilazione debole generalmente da est. Anche la nuova settimana inizierà con il sole. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto anche per questa edizione serale del nostro telegiornale. Vi ricordo come sempre che per tutti gli ultimi aggiornamenti c'è il nostro portale tr24.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Infotech, il partner HP Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.